Il 4 maggio c'è stata la folla che chiedeva le prestazioni sanitarie sino allora sospese, mentre noi non avevamo nessuna indicazione, non sappiamo ancora niente. Chi ha i soldi può curarsi, chi non ce li ha e deve rivolgersi alla sanità pubblica deve aspettare. Una discriminazione bella e buona, la denuncia, arriva dal sindacato Anao Asomed. Guidato dal medico Giancarlo Donnola. Sono tra le 50 e le 60.000 le prestazioni ambulatoriali che aspettano di essere erogate, oltre un numero imprecisato di interventi chirurgici non urgenti da eseguire nella provincia di Taranto. Da quando è nata l'emergenza Covid-19 sono state sospese tutte queste attività. Al momento una programmazione manca, in quanto, spiega Donnola, il governo ha investito le regioni, queste le ASL, in uno scarica scaricabarile. Tutto italiano senza un minimo di programmazione. Noi siamo ormai ridotti a un numero minimo, i tempi delle visite si dilatano perché dobbiamo fare il petriage, misurazione della temperatura, compilare le schede. Non possono sostare più pazienti in attesa, per cui dove prima facevamo 10 prestazioni in una mattinata, ora le prestazioni se sono 5 sarà già un miracolo. In più nel corso degli anni si sono accumulate parecchie decine di migliaia di euro, si parla forse di qualche centinaio di migliaia di euro, di soldi lasciati dai dipendenti sulle busse paga relativamente alle prestazioni in questi soldi dovevano essere utilizzati, il famoso 5% doveva essere utilizzato per l'abbattimento di liste d'attesa. Sono soldi che sono rimasti lì. Ora speriamo che vengano utilizzati non per pagare i privati, per fare prestazioni aggiuntive, ma per pagare i medici che hanno lasciato quei soldi. Per gli interventi chirurgici la situazione è ancora peggiore perché teoricamente, per quanto ne sappiamo, noi dovremmo fare un tampone prima del ricovero effettivo o durante il ricovero effettivo e mantenere il paziente in una stanza di isolamento.